circa 2.000 gli studenti di medicina che si immatricoleranno in sovrannumero grazie a ordinanze dei tribunali nell'anno accademico 2014-2015, ma potrebbero essere il doppio. I vincitori del ricorso contro il numero chiuso, infatti, stanno cominciando ad iscriversi. Ma a fare ricorso sono stati complessivamente oltre 4.000 studenti e le università dovranno attrezzarsi probabilmente per assorbire tutti gli aspiranti medici a cui è stato riconosciuto il diritto a frequentare, nonostante il test non superato. 1.000 studenti vincitori sono già andati a formalizzare l'immatricolazione, il grosso soprattutto a Napoli. Non senza qualche difficoltà, visto che le segreterie, di fronte alla novità, hanno creato qualche problema. Stamane a Monte Sant'Angelo e alla Mostra d'Oltremare sono andati in scena i primi test di ammissione per gli studenti di medicina e di scienze infermieristiche. Tanta l'apprensione da parte dei genitori che stamattina si sono radunati a Piazzale Tecchio. A loro abbiamo chiesto quanta fiducia ripongono nei test per l'ammissione all'università. Le risposte sono state tutte negative. Non esprimono la cultura, la preparazione di uno studente. Molte volte la scuola è diversa da quella che non prepara per i test. Se non c'è una forte raccomandazione, io non credo proprio. Penso è tempo perso. Perché penso che dovrebbero avere il diritto tutti quanti di partecipare e poi eventualmente fare degli sbarramenti al primo anno. Però, visto che siamo un paese democratico, sarebbe opportuno dare la possibilità a tutti quanti di realizzare un sogno. Poi è logico, chi studia va avanti, chi non studia non merita, non va avanti. Questo è perché per me no, fare domande d'ingresso, quando Scudetto ha vinto la Roma o qualche altra cosa, perché per me è banale, sia questi testi qua che test di medicina o altre cose. Noi speriamo che vada tutto bene, speriamo nei test. Si è sfatato un po' il mito di qualche anno fa per quanto riguarda le raccomandazioni, perché negli ultimi test d'ingresso abbiamo visto, almeno io ho visto, figli di dottori che non ce l'hanno fatta, quindi crediamo che si possa sperare in un ingresso più equo per tutti. Perché tutti quanti dovrebbero poter entrare all'università che vogliono, sinceramente, come la mia università, che non ho fatto test, sono entrata, la sto facendo, studio e sono contenta della mia carriera universitaria.